Sparsi nel nostro mondo ordinario ci sono oggetti e anche persone misteriose che sono come dei portali verso i regni dell'impossibile. Gustavo Roll parlò di se stesso solo come di un ricercatore, uno sperimentatore, un esploratore di quel territorio vasto e sconosciuto che si stende tra il rigore della scienza e l'intuizione del cuore. Il suo unico obiettivo fu sempre e solo incoraggiare gli uomini a guardare al di là delle apparenze e a sperimentare nella propria vita l'azione di quello che Roll chiamava lo spirito intelligente. È un'eccezione assoluta. Lui vedeva tutto. Assolutamente incredibile, quasi senza limiti. Quando eri di fronte a Roll eri come nudo. Lui vedeva tutto. Calvo, imponente, severo, diffonde da un volto scultoreo un magnetismo inquisitorio e inquietante. Roll era un diamante. Ognuno lo racconta come brusco, squisito, irruente e disarmato. Lui vedeva tutto. Cogitabondo, impulsivo, sommesso e altero, docile e perentorio. Aveva l'impressione di essere pieno di energia. Nessuno riuscirà mai a decifrarlo. Qualcosa di insegnante. Forse di Roll non bisognerebbe parlare. Uomo di Una loggia all'anima. Ma non ridete, essere puri di cuore. Lo hanno definito chiaroveggente, illusionista, operatore di meraviglie, spiritista, indovino, guru, il più grande mago mai esistito. Lei non vuol sentirsi definire né un sensitivo, né un veggente, né un medium, né un taumaturgo. Ma che cos'è? Io sono nato il 20 giugno 1903. Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto. Roll nasce all'interno dell'alta borghesia della Torino d'inizio secolo. È figlio di un noto avvocato e l'agiatezza economica lo accompagnerà per tutta la vita, dandogli la libertà di dedicarsi a ciò che realmente lo interessa. È un bambino introverso e solitario. Preferisce assecondare la propria curiosità piuttosto che studiare sui libri di scuola. Assiduo frequentatore della vasta biblioteca paterna, si interessa presto all'arte. Dipinge, suona, scrive poesia. Non solo queste passioni lo accompagneranno per tutta la vita, ma diverranno anche un mezzo per manifestare alcuni dei suoi esperimenti più straordinari. Torino nell'Ottocento ha avuto, per una ragione politica, cioè il conflitto fra Cavour e la Chiesa, una fama di città molto ospitale a tutti gli esperimenti spirituali che fossero lontani o addirittura ostili alla Chiesa Cattolica. Gustavo Roll nasce in una Torino dove il conflitto era stabilito da una parte dalla scienza positiva, tutta costruita sui dati, assolutamente realistica, infatti si chiama positivismo per il dato positivo, e dall'altra parte c'era la scuola invece assolutamente orientata allo spiritismo, alla magnetizzazione, all'occultismo, al sonnambulismo. Però questo mondo, con la fine della fase acuta del conflitto Stato-Chiesa nel Risorgimento, cioè intorno al 1890, è indotto a levare le tende, per cui per ragioni anagrafiche Roll non può averlo conosciuto di persona. Lo ha conosciuto dai libri,
e ne ha dato un giudizio non particolarmente favorevole. Gustavo Roll è cresciuto in questa Torino, che d'altra parte è una città anche molto cattolica nel senso più tradizionale della Controriforma, quindi su una persona sensibile e come uomo anche colto, evidentemente queste influenze lo devono avere impressionato, e quindi come poi dopo si sia sviluppata questa sua capacità di entrare nel vivo di queste cose, e questo credo che è un mistero, anche è un mistero che permane, ecco, a lui stesso. Cresciuto si iscrive a giurisprudenza alla Regia Università di Torino. È un ragazzo elegante e carismatico, ma si fa strada in lui da subito una sottile forma di malinconia e di tristezza che lo distanzia dalla gente. Partito per il militare come alpino in provincia di Cuneo, immerso nei panorami infiniti e nei silenzi della montagna, riesce a dare spazio al proprio mondo interiore. Carissimo papà, sono giunto l'8 mattina al Vinvert, fradicio sino alle ossa, avendo fatto le 7 ore di salita sotto la pioggia e le gentili carezze della tormenta. Me ne andavo così, fantasticando in un mondo di sogni, favorito dal grande silenzio, dalla solitudine e dalle forti speranze. Ho vagato tutto il giorno tra i boschi, ho scrutato il sole al suo passaggio al meridiano, mi sono entusiasmato al suo tramonto, ho paragonato la mia anima all'incurabile malinconia della luna. Tornato a Torino, Roll si ritrova profondamente cambiato. Si è ormai radicato in lui un profondo desiderio di conoscenza e una grande sete di libertà. Per circa 10 anni gira l'Europa e lavora nelle banche. '21, 8 gennaio, 00:20. Arrivo a Marsiglia. Sono partito da Torino con la febbre. Il mio cuore è a pezzi. Un pezzo a mamma, un altro l'ho lasciato fra i miei buoni soldati della montagna. Lassù io gridavo, dal Vinvert pieno di sole o furioso di tormenta: io sono il padrone del mondo. Io sono il migliore dell'universo. Mi sentivo forte perché avevo le armi dell'amore e della speranza. Cosa sono diventato? Ho orrore a dirlo. Più nulla in me che ricordi l'uomo di ieri, il poeta sognatore fra le solitudini delle grandi montagne. Se oggi mi chiedessero se mi piace vivere, risponderei che non so. Se mi chiedessero quanti anni ho, risponderei che non lo so. Se mi chiedessero che cosa voglio, allora mi sentirei una gran voglia di piangere e fuggirei lontano. Ma la sua grande introspezione rasenta la disperazione e la follia. Profondamente solo, non trova sfogo alla sua vocazione artistica e nessuno sembra comprendere i motivi della sua irrequietudine e la sua vocazione alla ricerca interiore. La mia vita non è in questo secolo rumoroso e materiale. Sarà Marsiglia che penetra nella sua vita quotidiana, quasi per caso, quell'acuto, curioso desiderio di scoperta che dominerà per intero la sua esistenza. Passando davanti a un negozio, viene incuriosito da un mazzo di carte qualunque e inizia, quasi come per gioco, un lunghissimo studio sul rapporto che lega il suo cervello con i principi che generano la materia. Vorrei sapere il colore della carta, se è rossa o nera. Perché non posso arrivare a organizzare il mio cervello in maniera da poter stabilire se è rossa o nera questa carta? Il gioco di sentire e scoprire i semi delle carte diviene un'ossessione.
e l'istinto lo guida in un vorticoso crescendo verso una grande rivelazione. Sono riuscito un giorno a scoprire 10 carte rosse di seguito, poi 15, poi 20, poi tutte 52. Il giorno che l'ho scoperte tutte 52, quali erano le rosse, quali erano le nere, io mi ricordo era tardi, sono uscito sui Champs-Élysées, era un sabato sera, e gli sono andato, ho detto tutto, ah, sono l'uomo più potente della terra, perché pensavo alla potenza, sotto forma di possedere la potenza. E così ero felice e dicevo, ma io sono di sopra di tutto quello, macchine che andavano, venivano, le luci eccetera. Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura, non scriverò più nulla. La scoperta di questa misteriosa legge della natura, che lo mette nelle condizioni di avere dei poteri straordinari, lo entusiasma, ma nello stesso tempo lo destabilizza talmente che si rifugia in un isolato convento, nel tentativo di capire come far fronte alla potenza che lo ha sconvolto. Non ho ideale, non ho pace. Mi sento un santo ed un criminale ad un tempo, eppure non ho adorato nessun dio e non ho ucciso nessun uomo. Io cammino per una strada che non è la mia. Questa strada è troppo popolata e tutto il popolo mi è indifferente e sconosciuto. È così che mi sento immensamente solo ed immensamente infelice. È così che io cammino ad agio verso quella fine che non viene mai, incompreso da tutto e da tutti, trascinando meco il peso di una saggezza che non è più di questo tempo, di una bontà che rasenta la pazzia. Sono un pazzo infelice, non sono un uomo, sono un'ombra che fugge tutto e se stessa. Studia le tradizioni antiche della mistica e della teologia che uniscono tutte le religioni. Prega e medita. Si immerge in un cammino di profonda ricerca esoterica. Ha delle visioni mistiche. Ed è l'amore per una donna che lo risveglia dalla tempesta del dubbio. Elna Reshknutsen, norvegese, lo aveva conosciuto in un caffè di Parigi. L'amore di Elna lo sprona a liberare le sue forze e lo aiuta a ritrovare l'equilibrio per gestire la sua incredibile rivelazione. Io faticavo a camminare. Le mie scarpe dalla suola pesante affondavano sempre di più nelle alghe. Mi era difficile respirare, mi sentivo morire. Tutto ad un tratto, come se volasse sfiorando il suolo, proprio sul limite delle acque, mi apparve la figura di una giovanissima donna bionda su di un cavallo dalla criniera d'oro svolazzante. Eri tu, vestita di nulla, o forse di un velo d'aria appena tinto di verde. Non eri nuda e neppure vestita. Parevi fatta di madreperla. Intuivo per la prima volta il tradursi in realtà di quella materia astratta che è fondamento invisibile di ogni opera sublime, prima fra tutte la creazione, e sentii il bisogno di invocare Dio pronunciando il tuo nome. Il cavallo nitrì.
E l'incanto si ruppe. Roll, a differenza di molti protagonisti di fenomeni parapsicologici che ne fanno anche un modo di vivere o di guadagnarsi da vivere, era un signore ricco che non ha mai chiesto denaro, semmai ne ha dato per cause benefiche, e questo gli consentiva, come diceva, di considerarsi indipendente e lasciava libere le persone di credere o di non credere. Aveva i suoi amici e questo, da un certo punto di vista, lascia il mistero. È stato un uomo che mi ha aperto la strada a un'evoluzione che non avrei certamente fatto se non l'avessi conosciuto. È stato per me un grande maestro di vita. Indubbiamente molte persone hanno tratto dall'incontro con la sua figura e forse anche con quelli che lui chiamava con umorismo giochetti, ma erano qualche cosa di più, un'occasione per riflettere sui grandi problemi della vita, per porsi le grandi domande. Teneva a convincere le persone che esisteva qualcosa oltre la materia e che l'uomo doveva pensare anche a quest'altro qualcosa. È soprattutto attraverso la pittura che Roll manifesta la sua comprensione delle leggi della materia. Molti raccontano, infatti, di aver visto i suoi quadri animarsi e trasformarsi. Mi colpì subito un quadro di Roll che raffigurava, sembrava un po' un rosai, raffigurava una casa con un grande muro lungo quasi tutto il quadro e un vecchio sulla sinistra proprio all'inizio di questo muro. E la serata, devo dire, finì con un piccolo trauma. Il vecchio dipinto sul quadro aveva compiuto tutto il tragitto della tela ed era arrivato all'angolo del muro. Forse quelli erano anche i suoi divertimenti, cioè era talmente in comunicazione con un altrove che aveva poi bisogno in qualche modo di giocare, però questi giochi, ripeto, io non lo considero un gioco, ma se vogliamo considerare un gioco, quello che ho visto è un gioco forte, insomma. Ma queste erano delle cose tra le più semplici, poi abbiamo visto ben cose più complesse, di più alto, sbalordimento. Faceva delle cose. Perché noi siamo sempre un po' fermi dentro la materia e pensiamo che tutto sia collegato al mondo materico, all'esistenza, mentre invece assolutamente non è così. Più di ogni altro tu sai quanto l'esperienza della realtà sia incompleta, anche se le possibilità di ricerca e di sviluppo non abbiano limite. Recentemente un giovane si lamentava con me sentendosi come chiuso in una bolla di sapone. Eppure io so, non è che un sottile diaframma a separarci da quella sterminata realtà. È solamente il nostro spirito ce lo lascia intuire in momenti brevissimi e imprevedibili. Lo stesso Picasso mi diceva che nel dissolvere il disegno, magari sino a renderlo apparentemente ridicolo, era cercare la formula per evadere dalla forma che incatena la materia. Trovare il punto d'incontro tra la materia e lo spirito. Senza dubbio, se c'era una componente di gioco, c'era una componente di profonda spiritualità. Thank you.
ho avuto la fortuna di contattare Albert Einstein. Mi dice che la luce è l'ombra di Dio, perché tutto ciò che è materia proietta un'ombra scura, mentre Dio, quando si materializza, diviene luce.